La lombalgia cronica è un problema molto importante e molto invalidante. Sebbene colpisca una percentuale abbastanza piccola di persone, spesso ha degli strascichi molto importanti, tant'è che in molti stati è considerato anche un problema sociale non indifferente e vengono calcolati i costi legati alle assenze dal lavoro, ai giorni di malattia e alla necessità di ricorrere a terapie. La lombalgia cronica è una sindrome più psicosociale, ovvero oltre a un fatto puramente fisico, qualcosa non funziona più bene nella schiena, si verificano nel soggetto affetto da tale problema anche degli altri cambiamenti a livello psicologico, a livello comportamentale e a livello sociale. Mi spiego meglio. Un paziente con un mal di schiena che dura per molti mesi, come appunto il mal di schiena cronico, la lombalgia cronica, svilupperà una serie di comportamenti alterati che gli permetteranno di cercare di evitare il dolore, svilupperà anche dei comportamenti viziati rinunciando a delle attività che magari prima svolgeva con piacere, quindi con delle limitazioni sociali importanti, oltre a tutta la compromissione dal punto di vista psicologico legata alla preoccupazione per il proprio stato di salute che non tende a migliorare. Perché la caratteristica della lombalgia cronica è proprio questa, la difficoltà nel trovare una guarigione. Come mai avviene questo? Avviene questo perché al problema fisico, appunto, si sono sovrapposti altri elementi che hanno un ruolo poi più determinante. Come gestire la lombalgia cronica? La lombalgia cronica deve essere gestita essenzialmente da uno specialista, un medico esperto in questo tipo di problematiche, che sia in grado prima di tutto di ripercorrere il percorso diagnostico che già dovrebbe essere stato fatto, escludendo cause più serie di dolore. E una volta escluse queste cause, andare a impostare un piano di recupero funzionale per il paziente. L'obiettivo del trattamento nella lombalgia cronica non è più essenzialmente quello di andare a togliere il dolore, perché non è così facile, non c'è l'interruttore per spegnere il dolore in questi casi, ma andare a aiutare i pazienti a trovare una migliore qualità di vita, recuperando le funzioni e le attività che hanno perso, che hanno abbandonato. Quindi è essenzialmente un problema di riabilitazione. Dimenticarsi di questo aspetto e concentrarsi solo sul dolore porterà sicuramente a nuovi fallimenti. La terapia del dolore, gestita farmacologicamente, si può comunque fare anche nella lombalgia cronica, non è assolutamente da evitare, però diventa un complemento dell'azione principale che è quella proprio di riabilitare il paziente. Come riabilitare il paziente? Guidandolo attraverso un percorso con esercizi nel quale il paziente recuperi poco per volta la funzionalità della schiena e recuperi anche la confidenza nelle capacità della propria schiena e quindi poco per volta migliorare la qualità di vita e secondariamente anche migliorare il dolore.